Salve ragazzi, vado a svolgere adesso quelle che erano le sintesi del compito appunto di farmacia del 14 luglio, quindi poco tempo fa. La sintesi numero 5 diceva questo: a partire dal butanoato di etile preparare il 3-esanone. In pratica devo partire da un estere e arrivare al 3-esanone. Intanto, e che cosa faccio? Come al solito mi scrivo prima di tutto le strutture dei composti che ci vengono assegnati e quindi devo scrivere un estere 4 atomi di carbonio, catena principale, che sull'ossigeno estereo rechi un etile. Quindi abbiamo, numeriamole velocemente, tanto un esercizio tutto sommato scorrevole. Diciamo che non è uno di quegli esercizi complicatissimi. Dobbiamo partire appunto dal 1, 2, 3, 4 butanoato di etile, quindi un estere, e dobbiamo arrivare a un chetone. In pratica dobbiamo ottenere un composto a 6 atomi di carbonio, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e nella posizione 3 deve recare un gruppo carbonilico. Naturalmente questo indica ione, il suffisso dei chetoni, quindi questo carbonile legherà un gruppo R e un altro gruppo R, quindi legherà carbonio e carbonio. Andiamo a vedere subito il solito discorso che faccio io. Quindi abbiamo un chetone, niente di eccezionale. Dobbiamo individuare subito la porzione della catena principale del reagente che ci è stato dato. Andiamo a vedere quanti atomi di carbonio ha. In pratica 4 atomi di carbonio, la catena principale. Perché non lavoriamo su questa catena? Andiamo a vedere quali saranno questi 4 atomi di carbonio nel prodotto finale. In questo caso saranno chiaramente quali? Questi, 1, 2, 3, 4, perché la porzione reattiva equivalrebbe a questa, no? Dove c'è il carbonile estero, dove c'è un carbonile, in questo caso chetonico. Quindi io so che questi 4 atomi di carbonio sono quelli dell'estere iniziale. Non poteva essere altrimenti, perché se io avessi messo in evidenza questi 1, 2, 3, avrei avuto 3 carboni, invece in questo caso ne ho 4, quindi individuo questo. Quindi che cosa ci sta dicendo? Che il composto finale, prodotto chiesto rispetto all'estere, ha 2 atomi di carbonio in più. Che cosa vuol dire questo? Questo mi fa sicuramente pensare ad allungamento di catena secondo Grignard. E ora non potrebbe dire, secondo Grignardi, io dovrei avere qui un alcol. Certo, dobbiamo ragionare anche sul fatto che quell'eventuale alcol è stato ossidato poi alla fine a chetone, quindi dovrà essere sicuramente un alcol di tipo secondario. Andiamo in ordine però, partendo dal butanoato di etile, che cosa posso fare? Sapendo che devo allungare la catena attraverso Grignard, che cosa faccio? So che questo estere lo devo trasformare in un composto carbonilico, quindi aldeido chetone. La cosa più semplice, come vedremo, è quella di trasformarlo praticamente in aldeide utilizzando un agente riducente donatore di ioni idruro, che è il Dybal. Il Dybal è un agente riducente specifico per trasformare un estere in aldeide. Quindi che cosa vuol dire? Che in questo caso dal estere e appunto butanoato di etile posso arrivare al butanale, 4 atomi di carbonio, quindi questi 4 atomi di carbonio sono sempre quelli che giustamente poi ci ritroviamo in questa catena. E a questo punto io posso effettuare l'allungamento di catena attraverso la sintesi di Grignard. Quindi che cosa faccio? Andrò a utilizzare un composto di Grignard che abbia almeno 2 atomi di carbonio, quindi nello specifico potrò utilizzare il bromuro di etil e magnesio. Quindi il primo passaggio è chiaramente sempre lo stesso, dove abbiamo questa situazione elettronica col delta meno sul carbonio, quindi sulla parte del gruppo alchilico, e delta più sul magnesio, come al solito delta più sul carbonio carbonilico e delta meno sull'ossigeno, appunto, carbonilico, sempre per uno spostamento dovuto all'elettronegatività, quindi agli atomi più elettronegativi. Sappiamo che questo sposterà tutta la coppia, va a reagire su questo carbonio, questa coppia si è già spostata sull'ossigeno, poi
Nel secondo passaggio della Grignard si utilizza appunto acqua per protonare l'alcolossido, solitamente però acidificata. Poi vedremo nelle lezioni teoriche perché anche l'ambiente è acido. A questo punto so che questa porzione, che io posso mettere anche in, facciamo così, lo mettiamo in verde, sarà questa qui. A questo punto che cosa faccio? Da questo io ho ottenuto l'alcol secondario, perché sono partito da che cosa? Sono partito da un aldeide più grignardo, ottengo appunto l'alcol secondario e so che questo etile in pratica è questo, e sono arrivato al 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 e esanolo, che è pronto per essere trasformato nel composto finale, cioè nel 3 esanone per semplice ossidazione. Ora, sapendo che è un alcol secondario, non ho limitazioni per i tipi di ossidanti che posso utilizzare, perché tanto un arco secondario in questo caso lo posso ossidare a chetone. Quindi, che cosa vuol dire? Che potrei utilizzare appunto il bicromato di sodio, il CrO3, insomma, anche lo stesso PCC in concentrazione elevata. In ogni caso, l'alcol secondario, ok? Quindi ho ottenuto quest'alcol secondario che ossidato forma il chetone finale che ci era stato chiesto. Quindi siamo passati dall'estere all'aldeide con un donatore di ioni idruro, sintesi e la reazione di Grignard per formare l'alcol secondario. L'alcol secondario è stato ossidato poi a 3 esanone. A breve arrivano anche gli altri due. Questa, diciamo, era abbastanza lineare, e spesso e volentieri di queste sintesi le ho già messe nelle diverse playlist. Grazie ragazzi.